Salve a tutti amici e amici scacciatori di Roma, siamo di nuovo su Attila, Total War, nella nostra invasione, colonizzazione, un po' ci spalmiamo come il burro sul pane, burro, nel nord dell'Europa. E ho visto i commenti, ho aspettato diciamo tutto questo tempo per poter pubblicare questo video, principalmente perché volevo vedere i vostri commenti sia su quelle due domande che vi ho lasciato nel video precedente, cioè cosa fare nel caso diciamo di questa campagna. Mi è stato detto che molti di voi preferiscono che io attacchi i sassoni così da aiutare i galli e così da ripigliarmi e unire i miei territori nel nord, piuttosto che attaccare gli uni, che sarebbe più dispersivo, il che mi pare più che ovvio perché è stato un momento di follia. Ma gli uni, nel caso si dovessero presentare, ce la posso fare. Nel caso in cui gli Unni dovessero rompere particolarmente le scatole, noi li attaccheremo, perché voi potete vedere che sono qui, sono molto vicini, ed è per questo che io non colonizzerò intanto la Belgica, perché significa andare troppo vicino agli Unni, e preferisco intanto dirigere il mio interesse per la colonizzazione della Germano-Sarmazia, quindi con la conquista delle gemme e non Uburzis, perché ovviamente mi è stato detto che anche le gemme qui sono Uburzis, ma guardate come sono vicini gli Unni, cioè con un fischio, con i loro... Non mi è mai riuscito a farlo. Insomma, fischierebbero, i loro cavalli arriverebbero subito da noi. Per quanto riguarda il continuo di questa campagna, la continuo, ragazzi, non vi preoccupate. Non interrompo la campagna. No, no. Ed eccoci qui a utilizzare i Sasanidi. Oppure l'impero romano. D'Oriente. Occidente. Oriente. No, serio, non la interrompo la campagna. Mi è piaciuto sentire le vostre opinioni, che comunque sono molto variegate, e vi continuo in futuro per altre future domande a farmene. Quindi noi dobbiamo, anzi no, prima di tutto, prima di continuare e a riprendere la nostra marcia verso la campagna, dato che abbiamo una nuova sigla, sigla Mike. Porca miseria, mi tocca fare sempre tutto da me. Quindi noi dobbiamo, intanto con questo esercito non mi... Allora, mi è stato detto, cazzone, sei un cazzone, perché te hai cominciato stupidamente a abbattere il monolita germanico e l'hai ricostruito, te ne sei reso conto, mi ha detto Dave President. Però, cioè, vedendo la situazione qui, a Camulo Dunum, a Lindo, mi sembra abbastanza buono, cioè... Ora, non mi ricordo cosa diavolo volevo fare. Al massimo lo lascio, forse era per lo squallore, che infatti mi era calato un po' a Camulo Dunum. Ma posso lasciarcelo per adesso. Qui gli Unni sono un problema, potete vedere. E si avvicinano troppo. Questi geati li seguirò. Questa spia poi la mando un attimo a Tulifurdum. Questo esercito potrei utilizzarlo per attaccare i sassoni a tradimento. Ma voi potete vedere che i sassoni hanno 1, 2, 3 e 4. Io devo riprendere a Scazzonia all'ordine pubblico, così da mandare, anzi, direttamente questo esercito a Scazzonia, e questo li manderemo a Camulo Durum per proteggere, diciamo, la Britannia, anche se qui è pieno di bagaudi, veramente tremenda la faccenda. Nel frattempo non mi ricordo qui ad est come andava la faccenda con il nostro caro amato Ildkis. Ad Auskalis, avevo creato un po' tutto qui, stavo disboscando un po' le regioni. Dato che comunque voi potete ben vedere che se la cava da sé la Scandinavia, anche senza l'utilizzo della flotta, io la flotta la manderei volentieri verso la Britannia, perché abbiamo bisogno di tenere il controllo della Britannia. Non penso che ci saranno problemi enormi dal punto di vista dell'ordine pubblico qui in Scandinavia. Se poi dovessero presentarsi, creo un esercito. Passo il turno. Voi potete vedere, ora non potete più vederlo. Comunque, ragazzi, mi è stato detto di parlare. Mi soffio il naso. No, i fazzoletti. Ah, i lezzofatti. Che vita sarebbe senza lezzofatti? Mi è stato detto parla dei sassoni, della Settimania. Questa volta parlerò dei sassoni, cioè nei momenti di interruzione dei turni, perché stiamo attaccando i sassoni e mi pare ovvio. Però attenzione, attenzione, non ci posso credere, gli Unni impazziscono tutto d'un tratto e noi ci ritiriamo. Ritirati bene, amico mio, non ci hanno raggiunto. Ma guardate che figli di una cavalla o di un'equina. Non ci posso credere, sono così intraprendenti gli Unni. Non lo sapevo. Evidentemente si ricordano dello scaracchio radioattivo di Ekebert, che gli ha sputato in un occhio ad Attila e l'ha ammazzato. L'unica cosa buona che ha fatto Ekebert. Non confermata dagli storici, supposizione mia. Allora, è morto qualcuno? Chi è morto? Non c'era Grimaldi Lines alle verruche di Ekebert? Io direi di reclutare... Carl
Come dice il nostro amico di The Walking Dead, Carl! Sì, qualcosa di simile. Che ha 23 anni, è giovane, c'ha un bel barbone, quello che vorrei avere anch'io. Ah, Babbo Natale. Vediamo di mettere Babbo Natale. Ma come? Morte sospetta? Ah, attenzione agli agenti nemici. Qualche fetente mi ha ammazzato. Grimaldi Lines. Vediamo un attimo. Mi è stato detto all'Alberigo, la moglie ce l'ha di già. Quindi speriamo faccia figli. Forza, il nostro faramondo che mi è stato detto che in realtà è un faramondo sbarbato e si è reincarnato in albergo. Speriamo bene, ragazzi. Oh mio Dio, deve essere stata la spia Unna, la merdona. Allora, dobbiamo sistemare qui l'esercito. Ed è troppo troppo forte. Non possiamo affrontarli. Siamo riusciti ad ottenere un buon successo. Vediamo di ostacolare anche questo esercito. E dobbiamo un attimo ricrederci momentaneamente. Fallimento, stupida spia. Mandiamoci qui in gran carriera. La flotta. Sarà la flotta, diciamo, a tornare in Britannia. Allora, guardate come si muove rapidamente con queste piccole Drakkar. Guardate lì come remano i nostri schiavi. Il 90% dei laureati avrebbe fatto questo lavoro. Se fosse, ci fossero stati laureati al tempo. Vedete qui invece bene che i galli nel frattempo hanno sistemato a dovere i sassoni che però hanno preso l'Otomagus. Porca miseria. Allora, i galli nel frattempo, ragazzi, non esistono più. Hanno Burdigala e Turonum. Nient'altro. Achi. Oh, 89 anni, ragazzi. Come fanno questi a vivere 89 anni quando io non riesco neanche a far vivere un generale fino a 20 anni? Facciamo un accordo commerciale con loro, con l'Africa. No, dai, 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 datemi qualcosa. Pagamenti. Offri pagamento. Ma andatevene a quel paese allora. E nel frattempo dobbiamo però comunque migliorare. Non la fertilità. Vediamo, abbiamo uno squallore abbastanza decente. Sistemiamo l'ordine pubblico sempre con un centro cittadino. E poi ad Auscalis noi mettiamo granaio che ci possa permettere una buona fertilità. Non lo so, ragazzi. Questi unni mi preoccupano. Questi bagaudi che fanno veramente schifo. Io li tolgo. Perlomeno, e creo tre unità così in un turno. Sicuramente sono buone rispetto a tutti questi bagaudi, però ovviamente pupperanno sempre più soldi. Ma dobbiamo migliorare la qualità perché loro non ci raggiungono per il rotto della cuffia, perlomeno con questo esercito. Ora non so se magari i sassoni, cioè gli unni vanno ad attaccare Tulifurdo, mi fanno anche un favore, me la distruggono e poi me la colonizzo io. È un po' un problema perché se dovessi attaccare ora i sassoni, mi troverei contro unni. Geati che hanno campo libero in Spagna, i Galli ormai hanno avuto un colpo di reni, ma poi li hanno riabbassati subito al tappeto i Geati. Io ne vediamo cosa combinano qui sulla foce del Reno. C'è una spia qui, vedo. Maledetta, non mi ammazzare anche. Non ti azzardare a ammazzarmelo. Ok, sono andati via gli Unni. Stanno lì nella foresta. Nella foresta. Allora, lo ha ingannato talmente bene che gli ha impedito di muoversi. Quindi io questo qui lo uccido perché mi ha veramente divertito abbastanza questo generale, che tra l'altro non è uno ma è germanico, e l'ho accoppato. Arrivederci. Salutami tua mamma. Nel senso che l'andrai a trovare al cimitero. Allora, andiamo qui. Vedete che i flagelli dell'Iperborea, che era questo territorio considerato della Scizia, si sono accampati qui. Io tengo la spia qui. Magari se ce la faccio anche ammazzo questo. Ammazzo la gente loro. Ah, no, tre eserciti addirittura qui in vicinanza. Sono riuscito a ammazzare Budega. Quello di Crash Bandicoot. E ora noi andiamo a Camulodunum e sostiamo. Potrei anche permettermi di creare un altro esercito. Facciamolo. Peserà sicuramente sulle casse dello Stato. Anzi, io dovrei abbassare, a dire la verità, il carico fiscale. Non posso vessare troppi i miei cittadini. Allora non posso permettermi di costruire un altro esercito. Togliamo ancora qualche altro bagaudo. Questo esercito però vorrei poi portarlo in Inghilterra perché qui posso soltanto, potete vedere, reclutare questi lancieri. I Geati sono veramente arrabbiati. Io spero che si dichiarino guerra. No, un cazzo, non si dichiarano mai guerra i Geati con la Settimania. E invece l'Ispagna è in guerra con i Geati. E vedete, ha conquistato Malaca, l'attuale Malaga. E spero a sto punto che più che attaccare la Settimania, attacchiate i Geati, che sono un problema, una spina nel fianco nei miei confronti. Comunque, ragazzi, i Sassoni sono delle tribù germaniche, una confederazione di tribù germaniche che intorno al IV-IV secolo d.C. si stanziarono in questo territorio qui della Germania, nel basso piano centrale tedesco. E originariamente queste tribù, che in origine erano tutte separate, che secondo molti storici cominciarono a colonizzare quest'area intorno al secondo secolo
avanti Cristo, primo secolo avanti Cristo, ne abbiamo menzione di queste tribù grazie a Tolomeo che nel secondo secolo avanti Cristo cominciò a, a descrivere queste strane popolazioni che non erano ancora sassoni, ma erano cherusci, erano insomma suebi, tante popolazioni germaniche che poi si unirono appunto in questa confederazione intorno al terzo d.C. per formare quel popolo chiamato Sassoni che confinavano a sud con gli Angli e con altre popolazioni come i Frisi, cioè qui. Missione assegnata, attenzione, vogliono un paganesimo germanico e noi non lo faremo. Allora, volevo vedere un attimo una cosa, guardate qui, Faramo, è la copia di Faramondo, c'ha anche le accette il nostro caro amato albergo, tranne i baffi, forse gli cresceranno, vabbè. Ok, attenzione ragazzi, ragioniamo. Io vedo che i Geati, sì i Geati, scusatemi, i Sassoni hanno una flotta qui ed hanno a Rotomagus un esercito abbastanza misero. Non so come siano messi a Vesonzio, ma Vesonzio è sempre sotto assedio per mano Unna, quindi cadrà di sicuro. Tullifurdum è sguarnita. Se noi con questo esercito, le verruche di Eckebert, ponessimo sotto assedio la provincia dei Sassoni, vediamo se abbiamo un onagro. Abbiamo anche un onagro tra i mercenari che reclutiamo. Possiamo subito attaccare. Di contempo, quelli di Scazzonia li mandiamo a Camulodunum. E la flotta, potete ben vedere che possiamo far attaccare questa flotta. Possiamo farcela, ragazzi. Possiamo farcela. Possiamo condurre una guerra contro i Sassoni in lampo e prenderci quello che è dovuto a noi. Far sì che i Sassoni scompaiono dalla storia nonostante io li stia descrivendo. Ostacoliamo l'esercito. Per essere sicuri di non aver problemi a parte gli Unni. Successo. Potete vedere che gli Unni, ragazzi, hanno 4 unità piene. Più una quinta qui, probabilmente a Vesonzio. Veramente un problema. Speriamo che l'Ispagna nel frattempo riesca a rallentare i Geati. O perlomeno i Sassoni, i Galli riescono, guardate quante flotte hanno, a rompere un po' le uova nel paniere ai Geati e a far sì che non vengano su da me. Ma sicuramente i Galli mi vedranno bene. E mi fo pagare, ragazzi. Io mi fo pagare oro a Karati, a Mister Karati mi fo pagare per questa guerra contro i Sassoni. Intanto mandiamo la flotta qui a Camulodunum. Questi disgraziati, nel frattempo, li mandiamo un attimo qui, così da assicurarci perlomeno il sostegno della seconda flotta. Scazzonia, vedete, è meno 2, ma può resistere. Andiamo qui. Accidenti, è inverno pieno. Non potevo scegliere un momento migliore per attaccare, ma d'altronde, se aspettiamo, magari quelli tornano. Ho perso tanti uomini, me ne rendo conto. Poi, la seconda mossa da fare. Sì, possiamo migliorare qualcosa qui ad Auskalis, ed era appunto un terreno, una bella cascina. In futuro poi questi pugni scazzoni di Ilgis li manderemo qui al nord. Cosa c'è nel frattempo da fare? Vedo che i Geati li hanno. Geati poverini stanno facendo la parte della donna nella gangbang. Sono tipo nel triangolo delle Bermuda, sono nel triangolo della morte Unna. Vabbè, poverini. Facciamoci pagare cari dai galli. Moderata? Non sono neanche tanto convinti. Moderata. Hanno rifiutato, vedete ragazzi. Non ci danno nulla. Accidenti, non pensavo. Vabbè, chiediamo 300. Gli devo dire. Hanno accettato. Dannati tirchi. Siamo in guerra con i Sassoni. Vediamo se noi siamo onesti ora. Non penso però. Affidabili. Siamo affidabili. Va bene, dai. Allora, sistemiamo questa flotta. Guardate come scappa. Però, accidenti, ora non possiamo entrare in battaglia, giusto? No, giustamente. Proviamo a finirli. Ok, ce la facciamo alla grande. Facciamo modalità difensiva perché abbiamo gli onagri e possiamo sparargli. Abbiamo perso un bel po' di unità, ma noi le reclutiamo. E sono scappati ancora. Attenzione che qui abbiamo Alberigo, che se dovesse morire faremmo la fine dei cazzoni. Però intanto abbiamo dato una battaglia navale a questi grandi Sassoni che sono dei grandi navigatori, considerate. Poi ora entriamo in battaglia, li assediamo. Mantieni l'assedio. Voglio mantenere l'assedio, però perdo troppe unità, devo attaccare subito. Quindi io ragazzi entro in battaglia contro i Sassoni. Dobbiamo sicuramente distruggere con l'onagro, farci una breccia. E distruggere una torre. Combattiamo la battaglia sul campo. Hanno un po' di unità. Possiamo farcela. Combatti la battaglia sul campo. Dopo tanti anni torniamo in battaglia, ragazzi. Diciamo che i Sassoni, la loro origine, il loro termine deriva da un sostantivo di nome Sax, probabilmente traslitterato, oppure Scramasax, che era questa accetta che vedete rappresentata nel loro simbolo. Questo arnese di lama che serviva a sbudellare i nemici. Tanto i Sassoni erano molto gentili e loro non vi stringevano la mano nel momento in cui andavate a suonare a casa loro, ma vi sbudellavano con questo Sacramax. Da cui deriva appunto il loro, probabilmente non si sa il loro termine, Sassoni. Oppure da un sasso grande, un sassone. Se noi entrassimo qui, non avremmo grossi problemi poi alla conquista. Va bene, va benissimo questo territorio. Cioè, questa entrata principale va bene. Noi ci piazziamo gli onagri distruttivi. Poi piazziamo coloro che dovranno sfondare le linee, cioè i nostri uomini.
così larghi, così da garantirci i nostri signori germanici con lancia una penetrazione migliore. Non so se poi, a parte non mi conviene dirigermi in due punti separati, semplicemente per il fatto che ci sono troppe torrette qui. No. Dobbiamo andare di sfondamento, ragazzi, purtroppo. Di sfondamento bello largo. Gli Erband Elite con spada li teniamo dietro. I spadaccini nobili germanici qui. Guardate come sono belli. A parte paiono tutti uguali ormai le unità. E teniamo le nostre unità di cavalleria qui. E il nostro Call lo teniamo qua dietro. Sempre dietro nel caso non dovesse morire. Come il nostro amico di The Walking Dead, il bambino stupido. Io speravo sempre morisse, non so voi. Mi sta sui coglioni Karl, anche se ora si è fatto più se... Oh mio Dio, hanno una granché loro? Pezzenti maledetti! Non ci posso credere, via, ritirata, via. Ritiratevi, cazzarola, non me ne ero accorto affatto che loro hanno anche... Il nemico si avvicina. Ecco, un colpo ragazzi. Ovviamente io non ce l'ho fatta, porca pupa. Mica me ha preso, vero? Dannazione, non l'ho preso. No, ti prego, fa che non ce la faccia a prendermi. Prendetelo l'agro. Non, cavolo, non pensavo affatto all'onagro. Ecco, prendete la torre. Ecco, ma come, che cazzo di... Madonna. Le bestemmie. Mi è rimasto un onagro. E tra l'altro mi stanno ammazzando anche gli uomini. Dai, che tra un po' finiscono i colpi. Ma come? Gli uomini hanno mollato e ora cercano di... Come cavolo avete fatto a scappare, brutti pazzi? No, ti prego, non colpire l'ultimo nagro. Ok, tornate a riprenderlo, hanno finito i colpi. Ho pochi colpi e non penso di riuscire a distruggere le torrette. Posso sicuramente distruggere la guardina. Proviamo a distruggere la guardina. No, le torrette più che la guardina. Vai così. Presa? No, c'è passata nel mezzo, non ci posso credere. C'è passata in mezzo. Ma mi stai prendendo in giro? Cioè, hanno una mira straordinaria questi. Veramente, bravi, complimenti. Congratulazioni. Così la prendo di sicuro. Dobbiamo provare a distruggere la porta, perlomeno. Per essere rapidi poi nella penetrazione della cittadina. Per non essere bloccati ulteriormente. Anche se qui stiamo per finire i colpi, dannazione. E loro non so a chi diavolo stiano sparando, sti scemi. Se non ci sono io che miro, questi, buona Ugo... Abbiamo quasi finito i colpi, spara! Ma io che spari io piuttosto che loro. No, ho sbagliato stavolta. Vai, ultimo colpo. No, 98%. Vabbè, allora ragazzi, dobbiamo andare con loro. Perderemo tanti uomini. Ne perderemo a migliaia. Forza. Dobbiamo avanzare anche con questi schermagliatori per sparare su di loro. Per proteggerci dal fuoco di copertura. Avanziamo regolarmente. E intanto mandiamo avanti anche queste unità di spadaccini, così da poter avere, vediamo fin dove arriva la loro gittata. Li mandiamo qui, la cavalleria la portiamo un pochino più avanti, pronta a entrare in battaglia. E i picchieri no, sono inutili ora come ora. Guardate qui, cominciano già a cadere come mosche i nostri uomini, nonostante abbiano gli spazi aperti e gli scudi alzati. Scusatemi se mando veloce, ma è per velocizzare la corsa, perché sennò ci vorrebbero davvero anni. Ora, madonna, ora mi toccherà assistere alla scena terribile del sfonda le mura con le spade. Per fortuna siamo al 98% danni di porta, sennò... Già, non mi piaceva questa faccenda. Va, vedete ragazzi, attenzione, abbiamo sfondato la porta. Forza ragazzi, sfondateli. Ora perderemo tantissimi uomini, ma è l'unico modo per riuscire a entrare. Forza uomini. Sparate sul mucchio. Dai, guardate qui, mio Dio ragazzi. Fate un raccoglitore di teste, così da tagliare le teste a questi dannati lancieri nordici che sono germanici, sono della nostra stessa razza. Ci stiamo ammazzando tra fratelli e noi ce ne stiamo sbattendo. È l'ora di mandare avanti anche le spade, che sono decisamente troppo lontane rispetto al territorio. Che c'è la cavalleria ancora. Abbiamo anche altre cavallerie, le mandiamo qui dietro, pronte a rinfoltire. Mio Dio, siamo in grande svantaggio. Non penso di riuscire a distruggere le torrette da guardia, perché ovviamente noi non abbiamo abbastanza unità, ma mettiamo i fianchi larghi, allarghiamoci perché dobbiamo evitare di perdere ulteriori truppe. Accidenti, sta andando male la faccenda ragazzi, sta andando malissimo. Sono riuscite... Oh, che succede? Le loro torre. Distruzione totale, terremoto. Bene, non so come sia possibile.
Forse i miei stessi lancieri sono riusciti a distruggerli. Forse i danni alla porta sono stati così ingenti che hanno causato una distruzione totale. Migliorate la precisione dei vostri tiri, uomini. Guardate qui, c'è un mucchione. Questo dice, chi è che mi ha buttato in prima linea? Io non volevo andare in prima linea. E purtroppo questi disgraziati si trovano in prima linea. Vedo che i miei uomini si trovano a combattere contro dei guerrieri nordici d'élite, ragazzi. Sono d'élite e faranno sicuramente molto male. Sono in grande svantaggio, tra l'altro. È l'ora di entrare ad affrontare questi guerrieri nordici d'élite. Forza, uomini. Andiamo avanti con il nostro generale. Dobbiamo sfondare le linee. Andiamo. Mandiamo la cavalleria. Mandiamo tutti. Non me ne frega niente. Dio benedica il mucchione. Tanto sono rimasti pochi lancieri, vedo. Se mando la cavalleria possiamo anche farcela. Sono rimasti due unità di lancieri, ma ci sono anche degli spadaccini e contro la cavalleria non possono fare granché. Forza, uomini, resistete, questa unità sta sfuggendo. Guardate qui questo disgraziato, c'è un cumulo di cadaveri e sangue misto a neve e questo disgraziato è stato sotterrato dalla neve, vedo. Vabbè, la cavalleria sta entrando, facciamo un cuneo per tentare di fiaccare le ultime unità, però contro il lancio non è che va molto bene. Forza, mucchione, mucchione di rabbia, non si capisce chi è l'alleato e chi non è l'alleato. Difatti, ragazzi, non saprei come gestire una battaglia in tempo reale, perché molte nelle battaglie reali ci sono state molte, diciamo, c'erano molto spesso uccisioni amiche, cioè alleati che confondevano alleati e si ammazzavano tra di loro, il che non era, diciamo, comune. No, voi non entrate in battaglia, voi attaccate loro, voi però ritiratevi visto che avete finito i colpi. Attaccate i lancieri in massa, la battaglia sta avvolgendo a nostro favore, vedo. La cavalleria deve dirigersi contro gli spadaccini e magari contro un'unità di giavellottisti di Elite Sassoni. C'è veramente un casino qui. Ora mi stanno anche sparando dall'alto, vedo, questi maledetti schermagliatori, che è un problema, decisamente. Finché io non sblocco la situazione qui all'entrata è un problema. I nostri uomini stanno fuggendo. Dannazione. Ora gli spadaccini qui, non so, i lanciatori non so per quale motivo stanno dirigendosi contro di me. Dannazione, devo finire questi guerrieri nordici d'élite il prima possibile. Facciamo paura a loro? Bene, col nostro generale li abbiamo fatti scacciati subito e premiamo contro di loro. Forza, signori germanici. Guarda, c'è il terremoto, ragazzi, neanche in Nepal, povere anime. Guardate qui come combattono, come premono per la presa di Tulifurdum. I nostri franchi, che sono degli approfittatori, si rendono conto che la presa di Tulifurdum è un grande aiuto per i galli alleati e un grande smacco per i sassoni, che si vedono presa la capitale e l'altra grande città, Vesonzio, sotto assedio Unno, il che implica perdere gran parte dei possedimenti. Soltanto quella Rotomagus, che è stata appena presa, ma è una magra consolazione. Ma andiamo avanti anche il generale. Abbiamo finito tutto. Tutti i colpi, gli antrustrioni li mandiamo qui dietro. Noi antrustrioni, volevo dire le unità di sparo. Forza, cavalleria, abbiamo fiaccato anche le ultime unità. Magari non con questa, ma con questi. Finiamo i lancieri. Non so che lancieri siano, Dugut. Dovrebbero essere unità particolari per i sassoni. Sono rimasti i giavellottisti, che tre unità non so come facciano resistere a una marea di uomini. Nel frattempo i sassoni si sono rintanati nella cittadella. Il generale Elveo, leader dei razziatori nordici, rimane lì e noi lo attacchiamo subito. Anche la cavalleria in un attacco frontale dovrebbe farcela alla grande. E infatti guardate qui, già i primi cavalieri antustrioni si fiondano all'assalto di Elveo. Guardate qui, li hanno fatti volare questi disgraziati tra le anfore e loro si prenotano, si fiondano con le accette come fossero mazze da baseball, che da bowling, a accoppare gli antrustrioni, ma non possono nulla, sono in grande svantaggio. Guardate gli antrustrioni che continuano ad attaccare. Questo antrustrione è stato abbattuto, poverino, anche lui. 400 uomini, il generale nemico è morto. Bene, fiondatevi su questi giavellottisti, ma penso siano scappati. Infatti termina la battaglia, vittoria decisiva. Molto bene, ragazzi, il nord è nostro. Cioè abbiamo la supremazia nel nord, estremo nord più che nord. Adesso dobbiamo stare attenti alla Francia, alla Normandia, perché loro, i sassoni, hanno ancora un possedimento controllato lì in Normandia. Doppia gomitata, apri in due il nemico come fosse una noce di cocco e arrivederci. Vittoria decisiva, ragazzi, dobbiamo recuperare le ferite e occupiamo e basta, senza saccheggiare. Molto bene, nemico ucciso in battaglia, Tulifurdum è nostra. Allora, noi dobbiamo recuperare sicuramente qui. Togliamo questa cittadina che ci dà troppo squallore. Sotterranei li rimettiamo, il recinto per capre lo teniamo, il produttore di calcio lo abbattiamo, la taverna ci aumenta troppo lo squallore, però ragazzi, 500 dall'ordine pubblico alla cultura, e qui invece lo squallore è più 7. Proviamo a tenere la taverna e questo lo togliamo. Bene, potete vedere adesso che finalmente il verde è nostro e abbiamo conquistato la Frisia.
Adesso io passerei il turno nel tentativo di vedere cosa succede. E sicuramente qui si riorganizzeranno, ma noi con questo esercito, una volta ripreso l'ordine pubblico a Tulifurdum, dobbiamo cercare di ricondurre subito, non so se subito immediatamente, perché qua ci sono gli uni, ragazzi. Potremmo mandare queste due flotte con un attacco unico a distruggere Rotomagus. Vediamo un attimo, io direi di passare il turno e vedere cosa succede. Visto che stiamo combattendo i sassoni, direi di parlare a continuare di loro. I sassoni, diciamo, soltanto nel 440 vennero menzionati come abitanti della Britannia, perché si spostarono nel terzo, quarto secolo dopo Cristo, in massa proprio in Britannia, insieme ad altre popolazioni come gli Angli, gli Uti, i Frisi, appunto, e cominciarono a devastare, a razziare inizialmente i territori sotto la l'egida romana, e poi vi si stabilirono. Fu consentito ai romani di stabilirsi permanentemente in Britannia come contadini, ma poi con l'avanzare della ritirata romana in Britannia, perché era impossibile per i romani mantenere la Britannia, i britanni, come popolazione locale, chiesero aiuto a due re sassoni, un certo Hengist e Horsa, di scacciare la pressante presenza dei Caledoni e dei Pitti, che cominciavano a minacciare le popolazioni britanne locali. Con la vittoria di questo Hengist e company, i sassoni richiesero territori, appunto, volevano chiedevano un bel pagamento nei confronti dei nostri amici britanni. Ma al rifiuto dei britanni, i sassoni si ribellarono e conquistarono e divisero la Britannia in grandi piccoli possedimenti e territori, regni propriamente detti, tra cui quello del Wessex, dell'Essex e del Sussex. Ad esempio, il regno del Wessex riuscì poi a unificare il sud della Britannia in un unico grande territorio, che poi fu però distrutto e sottomesso al Danelaw vichingo del 800 d.C., 900 d.C. Ed è interessante sapere che i romani, dal momento che erano consci di queste grandi raid sassoni nel 3-4 secolo d.C., in tutta questa costa qui della Britannia e anche un po' della Normandia, costruirono un sistema complicato di fortificazioni che non funzionò, ma che riuscì a tamponare momentaneamente l'avanzata sassona, e fu chiamato questo sistema di fortificazioni come Litus Saxonicorum, cioè Costa dei Sassoni. Ok ragazzi, attenzione, ho visto una sovrappopolazione. No, io direi di terminare quell'episodio con la demolizione di Scazzonia di un edificio in rovina. I sassoni si stanno, diciamo, riprendendo. Sarebbe utile a questo punto cercare di provare ad assediare i sassoni. Vediamo cosa succede. Andiamo qui con il nostro alberigo. Vorrei provare anche a reclutare dei mercenari. Posso farcela? Bene, poi tanto li tolgo. E assediamo Rotomagus, sperando di riuscirci. Vedete, scappano, non ce la fanno. E allora, dato che ci hanno dato campo libero, noi andiamo più vicino con Alberigo e assediamo Rotomagus. Guarda, ce la facciamo alla grande. Facciamo anche una risoluzione automatica e li abbiamo sconfitti. Guarda, vittoria decisiva. Non so se occupare. Allora, saccheggiamo e poi rado al suolo. Non la voglio conquistare ancora. Poi la conquisterò, tanto avrò soldi in abbondanza, ragazzi. Non vi preoccupate. Sarà stato un errore, non lo so, ma è stato sicuramente ottimo, diciamo, questo intervento. Vorrei provare intanto a rientrare con questa flotta. Questa qui la riportiamo poi più avanti così. I sassoni qui sono ormai distrutti, non possono più permettersi nulla. Potete vedere che li abbiamo devastati in un solo colpo. Ai sassoni cosa rimane? Vesonzio, che è sotto assedio degli Unni. Quindi ragazzi, io Tulifurdum qui l'abbiamo anche migliorata. C'è una grandissima fertilità, 140. Accidenti ragazzi, grandioso. Potremmo anche permetterci di migliorare qualcosa, ma va bene così, va bene così. Qui si sta migliorando. Se noi uscissimo, 16. Quindi ragazzi, noi andiamo avanti a grandi marcia forzata e ci dirigiamo verso il territorio delle pietre preziose per la colonizzazione. Qui resiste tutto a dovere. Vediamo, possiamo migliorare qualcosa? No. Mi fermo qui perché gli Unni vedo che si sono spostati più a sud di Tulifurdum. E direi sicuramente di tenerla sotto d'occhio la faccenda, perché ci troviamo un po' un problema qui a sud e magari proviamo a ostacolarlo, e concludo così fallimento, concludo così l'episodio. Vediamo se ci riesce lui. È avvenuto, molto bene ragazzi. Quindi ci fermiamo così, con un grande aiuto nei confronti dei Galli, che siamo riusciti a eliminare la minaccia sassone a nord. Spero vi sia piaciuto l'episodio, lasciate un like, commentate e ditemi cosa fare adesso che ho sistemato la minaccia sassone, perché penso che gli Unni li sistemeranno. Non so se attaccare gli Unni adesso, detto così. Ditemi se mi conviene adesso attaccare gli Unni, prepararmi militarmente ad attaccare gli Unni e poi aiutare i Galli qui in Spagna. Ci vediamo sempre nel prossimo episodio, lasciate un like, un commento e condividete se vi va, e come sempre ci vediamo in un prossimo episodio.
Ciao a tutti, ragazzi.